Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di cominciare volevo portarvi a conoscenza che circa il 73% di voi che guarda i nostri video non è iscritto al canale. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un like perché ovviamente è gratis, è tutto gratis e a noi serve per crescere sia come canale sia per continuare comunque a portare dei contenuti veramente sempre importanti, innovativi, eccetera. Oggi parleremo delle istituzioni dell'Unione Europea, le principali istituzioni dell'Unione Europea, partendo dal Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo è un'istituzione politica dell'Unione, composta da 27 membri, che sono rappresentativi degli stati membri, dei capi di governo e include al suo interno anche il presidente della Commissione. Oltre a svolgere un ruolo prettamente politico, ha un ruolo altrettanto importante quando, in base all'articolo 48 del TUE, alcuni Stati membri, o comunque il Parlamento o la Commissione, avviino delle procedure di revisione dei trattati. Svolge un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda l'azionamento da parte di uno Stato membro durante una procedura legislativa del cosiddetto freno d'emergenza. Il Consiglio, inoltre, partecipa alla nomina della Commissione, che è un'altra importante istituzione politica dell'Unione Europea, composta anch'essa da 27 membri, incluso il Presidente e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, e svolge uno, tanti ruoli, tra cui qui ne citiamo tre che sono, diciamo, i più importanti: quella di esecuzione del diritto, quindi sia per quanto riguarda la vigilanza nell'esecuzione del diritto, sia come potere normativo diretto. E inoltre ha diciamo un'altra funzione importante che guarda il rappresentare l'Unione Europea sulla scena internazionale negli ambiti diversi della PESCE, cioè in quegli ambiti in cui l'Unione Europea è rappresentata dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. La procedura di nomina della Commissione è svolta in tre fasi. Nella prima fase vediamo come viene nominato il presidente della stessa commissione ad opera del Consiglio europeo e previa approvazione del Parlamento. Nella seconda fase, invece, vengono nominati i membri con la collaborazione del Consiglio e del Parlamento, nonché basata su un elenco derivato dai vari stati membri. Nella terza fase, invece, il Consiglio europeo, insieme al Parlamento, andrà ad formalizzare, diciamo, l'elezione della Commissione. Della Commissione dobbiamo dire che fa parte anche l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, anzi è uno dei suoi vicepresidenti. La terza istituzione di cui parleremo è il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è rappresentativo della democrazia, del principio di democrazia a livello europeo e i suoi membri vengono eletti a suffragio diretto. Ossia, ogni Stato membro, attraverso una legge ad hoc, cerca di andare ad disciplinare quella che è l'elezione degli euro parlamentari. Vi è un principio basato su una proporzionalità degressiva, ossia vi è previsto un tetto massimo di 96 membri ed un minimo di 6, ed in base alla grandezza dello Stato vengono nominati
gli europarlamentari. Ad esempio, all'Italia spettano 76 europarlamentari. Il Parlamento, inoltre, approva il bilancio, svolge delle funzioni importanti per quanto riguarda la funzione legislativa, e inoltre nomina la Commissione insieme al Consiglio e al Consiglio europeo e ha poteri di censura nei suoi confronti. All'interno del Parlamento viene eletto un presidente e un certo numero di vicepresidenti per un numero massimo di 750 membri più il presidente del Parlamento. All'interno del Parlamento troviamo anche una commissione parlamentare, una sessione plenaria a cui spettano le deliberazioni, utilizza il mediatore europeo e gli strumenti dell'inchiesta per ricevere le denunce da parte di persone fisiche e persone giuridiche. In particolar modo, il mediatore europeo è una figura che, ricevendo tutte le denunce comunque da parte delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, mette a conoscenza le varie istituzioni e successivamente queste istituzioni potranno tenerne conto o meno. L'ultima istituzione di cui parleremo oggi è il Consiglio. Il Consiglio è una figura altrettanto importante perché svolge delle funzioni di tipo legislativo che condivide con il Parlamento e ha funzioni di bilancio. Per quanto attiene alla funzione legislativa, che appunto va a condividere con il Parlamento, in base alla sua posizione in una procedura legislativa, questa cambia, cioè cambia il nome della procedura. Procedura legislativa, ad esempio, speciale, il Consiglio ha un potere maggiore rispetto al Parlamento. Nella procedura legislativa ordinaria, invece, sarà il Parlamento, anzi, diciamo che consiste in una codecisione di entrambe le istituzioni, anche se il Parlamento comunque ha, diciamo, quella parola in più rispetto al Consiglio. Il Consiglio è composto da membri, a livello ministeriale degli Stati membri e ad oggi è divisa in 10 tipi di formazioni che sono state approvate a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo ed in base ad essi quindi cambia la composizione del Consiglio e cioè in base agli argomenti che si debbono discutere al suo interno. Alla base del Consiglio troviamo un gruppo di lavoro e il COREPER, cioè un comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, ovvero sia gli ambasciatori degli Stati membri per l'Unione. Quindi possiamo dire che il Consiglio viene aiutato da gruppi di lavoro, dal COREPER, nella grande mole di lavoro che esso ha da comunque svolgere. Quindi, soprattutto il COREPER, non avendo poteri deliberativi, ma la Corte di Giustizia ci ha detto che il potere deliberativo lo detiene solamente il Consiglio, va a raccogliere tutta, quella mole di lavoro che proviene comunque dalle diverse composizioni del Consiglio, quindi a livello ministeriale, e diciamo l'incanala affinché il Consiglio possa comunque trovare un progetto, un accordo in maniera molto più veloce. Ultima cosa da dire è la formazione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Infatti, a differenza della maggioranza semplice e dell'unanimità, all'interno di queste due istituzioni politiche, questa si forma solamente quando è rappresentativa di almeno 15 Stati membri e che a sua volta rappresenti almeno il 65% della popolazione europea. Bene, per oggi è tutto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Ciao!